Pronti in diretta, buonasera per questo nuovo appuntamento. Buonasera. Buonasera, questo nuovo appuntamento di Granelli la Serie in compagnia di Filippo Scarafia. Ciao Filippo, Ciao. grazie mille per aver accettato il mio invito. Grazie Tu a te. sei un giovane attore emergente, ma ha già fatto tanta strada, diciamo. Adesso nel cast fisso del Paradiso delle Signore, versione Daily, ripescato dal cast del serale, insomma, del Paradiso delle Signore delle prime stagioni. Un ruolo molto, molto sfaccettato, molto particolare, molto bello, molto interessante. Ma di questo e di molto altro parleremo subito dopo la sigla di Granelli. Sigla. Eccoci, siamo ritornati. Vi Eccolo. ricordo sempre che la sigla la potrete trovare integrale su YouTube. Basta che scrivete Granelli la serie sigla e la troverete nella sua interezza. E adesso arriviamo a noi, Filippo, perché Sì. qui su Granelli la serie si parla di passioni, si parla della determinazione di non arrendersi e di non abbandonarle mai, nonostante tutte le difficoltà che chiaramente nella vita di tutti noi accadono, ed è quello che fai tu quotidianamente, perché vivi della tua passione più grande, che è appunto la recitazione, giusto? Assolutamente. Sì, la cosa Assolutamente. che hai detto del non abbandonarle mai è importante per tutte le professioni, per tutte le passioni, ma in questa in particolare credo che sia un augurio fondamentale perché è un lavoro che ti porta a non essere mai completo e quindi a fare sempre una ricerca e non essere mai, non accontentarsi mai. Quindi è fondamentale non fermarsi, non arrendersi, continuare a lavorare, a studiare, anche se ci sono giornate un pochino più depressive. È vero, anche perché voglio dire, come tutti i lavori artistici, soprattutto quando si dipende da decisioni altrui, è sempre più complicato perché uno può fare mille provini e mille volte essere rifiutato perché magari ce n'è un altro che è sempre più perfetto per il ruolo rispetto a te e quindi è facile, diciamo, abbandonarsi allo sconforto e quant'altro, però appunto la passione deve vincere sempre. Tu, dimmi. Vedo che Sì, stavi. no, mi hai fatto venire in mente una cosa Vai, rispetto ai dillo, dillo. provini. No, perché lessi tempo fa un'intervista a Mark Ruffalo, attore tra le altre cose dell'universo Marvel che interpreta Hulk, e tra l'altro credo nominato anche ai premi Oscar per altri lavori, ma insomma, lo conosciamo tutti. Insomma, in questa intervista lui diceva che ha sostenuto una cosa come 200 provini prima di vincerne uno, Mark Ruffalo. Capisci? Ma Mark Ruffalo, Grazie. quindi insomma, se lui, uno come lui, ha trovato così tanta difficoltà a prendere il ruolo giusto che poi lo potesse lanciare nella sua carriera, beh, voglio dire, quanto ne devo fare io? Dai, per il momento ti sta andando bene, quindi voglio dire, No, no, sta andando, facciamo dei no, gran sta andando cordoni bene. e speriamo che andrà sempre meglio. Ah, certo. Esatto. Allora, Filippo, tu vieni da Arezzo, Arezzo città, sei nato proprio ad Arezzo, nato e cresciuto lì? Nato e cresciuto ad Arezzo, sì, è Arezzo. una cittadina di provincia che dà tutto e niente, nel senso che io l'ho sempre definita una sorta di prigione dorata, perché ha le dimensioni perfette per nascere e crescere, ma a un certo punto, se si vuole fare carriera in qualunque ambito, è necessario uscire dalle mura della città, però è una città che ti offre qualsiasi cosa. Se uno già come dire, l'aspetto cittadino quotidiano è straordinario perché è un posto per cui tu puoi uscire di casa senza portafoglio e mangiare o bere una bottiglia d'acqua, una Coca-Cola che qualcuno insomma te lo dà perché ci si conosce tutti. Dai, questo è molto positivo, diciamo, da questo Ti punto di ho vista. perso? No, 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 sono sempre qui, mi Ah, vedi? ok.
Ok, sì, adesso sì. Ho Sono sentito scelte solo. registiche molto personali, quindi non ti preoccupare, tu continua ad andare avanti. Oh, va bene, imperterrito, d'accordo. Esatto, imperterrito. Allora, quindi nato e cresciuto ad Arezzo, appunto, bellissima cittadina, e so anche che tu hai studiato tantissimo recitazione, quindi non sei una persona improvvisata che dall'oggi al domani è stato preso per il primo film e ha iniziato a recitare. Hai studiato tanto ad Arezzo, ma voglio chiederti, come nasce questa passione? Hai un ricordo dell'infanzia, dell'adolescenza che ti ha portato a dire questa è la mia direzione, questa è la mia strada? Sì, o meglio, ne ho più di uno, perché il cinema, il teatro e le forme di espressione nel loro più vario genere hanno sempre circondato casa mia. I miei fanno tutt'altro nella vita, ma c'è sempre stata una sorta di spinta verso la conoscenza, ma non intesa per forza in senso studioso da Giacomo Leopardi, no, piuttosto dell'esperienza. E quindi mi hanno sempre, me e mio fratello, che fa un lavoro simile, ma non di recitazione, ci hanno sempre spronato a creare, a ricercare. E poi considera che noi, sia io che mio fratello Pietro, da sempre insieme a me avevamo l'abbonamento al teatro, per cui una volta alla settimana, a volte anche più volte alla settimana andavamo a teatro, i miei frequentavano un corso di teatro, la mia mamma dipingeva, mio padre in arti marziali, per cui ecco, la forma d'arte in varie sfaccettature ha sempre permeato a casa mia. E quindi Quindi diciamo che i tuoi genitori sicuramente non ti avranno mai ostacolato in questa scelta. no, tutt'altro, tutt'altro, e questa è una cosa che io cioè, li ringrazierò per sempre, perché non hanno mai voluto che io facessi altro se non quello che desideravo. E Bello. per cui è una gran bella fortuna. Affronti Beh sì, essere appoggiati. le giornate con un maggiore entusiasmo anche quando sono più brutte. Beh certo, assolutamente sì. E tuo fratello Pietro che lavoro fa? Ti hai detto un lavoro molto simile, non fa l'attore, ma fa qualcosa di attinente. No, lui fa il disegnatore, cioè Ah. disegna per un'azienda molto importante di animazione grafica, per Ah, cui che per bello. capirsi tipo Toy Story, Tipo Disney, insomma. quel tipo di. Mazza, tanta roba, beh, bellissimo. Poi siamo cresciuti tutti con Toy Story, con la Disney in generale, quindi insomma. Sì, non è che non lavora proprio per quel Però prodotto lì, ma sempre. Siamo sempre lì, attimo. insomma, senza Quindi diciamo fare che qui commissioni nomi. grafiche come se piovessero, tuo fratello te le fa. È capitato, sì, è capitato, è capitato. Vabbè, bello, bello. Mi piace questo contesto della famiglia artistica, molto, molto, molto bello. E quindi ti hanno spronato subito a studiare? Ma allora, in realtà, allora, studiare nel senso stretto del termine, ci hanno provato. Io poi a scuola ero una capra completa. Bene. Però crescendo, e sai, le classiche domande, questa è una cosa che dico spesso perché mi fa sempre un po' di mi fa simpatia e un po' di nostalgia. Quando ero bambino, capitava più volte che ti comandassero, sai, gli amici dei genitori, ma cosa vuoi fare da grande? Ma il medico come il babbo, il pilota come il nonno. Il nonno era un pilota di caccia militari. Ammazza. Sì. E io li volevo fare un po' tutte, no, queste cose, cioè volevo fare 007, Spider-Man, sono sempre stato un grande appassionato di fumetti, per cui per me quello era, cioè la possibilità di mettermi un costume e diventare un qualcuno per me era fondamentale, all'ordine del giorno, cioè io portavo un costume da Batman 360 giorni all'anno e quei 5 perché era lavare, perché sennò lo portavo anche quegli altri 5. E per cui a una certa i miei mi dissero, vabbè, ma perché non si prova con la recitazione? Per me era una roba che era limitata allo schermo, cioè quando andavo al cinema, per me, ti parlo del cinema di 25 anni fa, io ho 32 anni, ma i primi ricordi del cinema avevo 4-5 anni, quindi di quando si apriva ancora il sipario del cinema. Per Certo. me lì si apriva una porta verso un mondo magico. Io sono un po' diffidente verso chi dice che si è appassionato al cinema grazie a Tarkovsky,
Nel senso, Tarkovsky fa un cinema straordinario, ma ti appassioni al cinema perché da bambino vedevi i dinosauri, vedevi i supereroi, vedevi quella roba lì, quella roba che per strada non trovavi. Ed è lì che si apriva un intero delle porte su mondi che sono inesplorabili, e esplorabili solo attraverso o la lettura di un libro o attraverso la pellicola, attraverso lo schermo. Beh, bello, bellissimo. E poi effettivamente quando siamo piccoli un po' tutti siamo, diciamo, attirati dal cinema, dallo spettacolo, però appunto poi crescendo magari siamo indotti ad altre professioni, ad altri studi, insomma, un po' più classici. Questo passaggio intermedio a te non ti ha mai sfiorato, tipo quando hai finito, che ne so, le scuole dell'obbligo, non hai mai pensato ad iscriverti ad un corso universitario più classico? No, c'è stato solo un momento in cui, dopo qualche anno che già lavoravo, insomma, io ho cominciato a lavorare che avevo 18 anni, 19, qualche anno dopo, in seguito a una serie di eventi, mi balenò nella testa l'idea di fare iscrivermi a una scuola tipo università che facesse l'interior design, che potessi diventare interior designer. Sempre qualcosa però di artistico doveva essere, quindi la possibilità di creare e dare vita a degli spazi attraverso un'oggettistica e al posizionamento di determinati mobili mi stimolava. Idea che ho abbandonato, ma che nella mente continua a presentarsi qualche volta. Poi voglio dire, il Però personaggio che interpreti nel Paradiso delle Signore è anche abbastanza attinente, diciamo, a tutto è lui, questo. certo. Esatto, ma appunto tu stavi dicendo a 18 anni ho già iniziato a lavorare. Come è andato questo primo lavoro? Perché cosa hai iniziato a lavorare e come ti hanno scelto? Allora, storia simpatica, nel senso, allora io mi trasferii a Roma in seguito a diversi provini per le accademie più blasonate, quindi la Silvio D'Amico, il Centro Sperimentale, tentai di entrare anche a Genova e arrivai in finale nelle due scuole di Roma, quindi la Silvio D'Amico e il Centro Sperimentale. Privilegiai il Centro Sperimentale, quindi la terza fase che consiste in un mese, diciamo, propedeutico all'interno del centro sperimentale, selezionava la metà dei candidati presenti in quel mese e non passai. Disastro. Ora, che si fa, che cosa non si fa? Panico. Tramite un amico di mio padre, sai queste cose, per quanto nessuno nell'ambito della recitazione, mi dice: ma io conosco per caso una che è amica di un fratello di quello che fa. Vabbè, morale, conosco la mia prima agente. Di lì a qualche mese faccio il mio primo provino, che era per un film di Emanuele Crealese che si chiama Terraferma, e dopo tre selezioni lo vinco. Ah, dico, bene, ok. Quindi il film era ambientato in un'isola della siciliana e ci trasferiamo lì per 5 mesi, 4 mesi e mezzo all'incirca. Un Quindi il film mio primo film è stato importantissimo in concorso come? ovunque, no, dico un film importantissimo, Sì, molto premiato, no. Ha avuto un discreto successo, sì. tanta Ha roba. avuto un discreto successo a Venezia, ha avuto anche la possibilità di essere candidato poi agli Academy Awards negli Stati Uniti, per cui ha avuto un discreto respiro. Però per me è stato un fulmine a ciel sereno, nel senso, non mi aspettavo che potesse accadere tutto così velocemente. E che poi è un po' la sintesi anche del nostro mestiere. Cioè, quello che non accade in un anno, magari accade in 2 mesi. E Vero. viceversa. Cioè, non c'è una regola. E quindi ci trasferiamo in quest'isola per 4 mesi e mezzo e lì nel cast c'erano anche Donatella Finocchiaro, c'era Claudio Santamaria, Beppe Cerello, Pierpaolo Spollon. Cioè, per cui per me il set intero era di 5 km quadrati da condividere con dei mostri della recitazione. E quella è stata tanta scuola. Tant'è che ogni tanto mi capita di tornare indietro con la mente e pensare a come avrei potuto
o come interpreterei adesso quel Mm. personaggio all'interno di quel film, adesso che sono passati quasi 12 anni e ho molta più esperienza nelle spalle, ho le spalle anche più larghe, per cui certe cose le avrei affrontate in modo differente. Però è stata un'esperienza dal punto di vista formativo, dal punto di vista lavorativo straordinaria. Poi da lì Certo. Venezia, per cui anche lì la prima volta che vai a Venezia a 19 anni, entri in quel baraccone che è un circo straordinario. E io ricordo che detti una spallata, ovviamente involontaria, a Jude Law, perché ci si incrociò negli ascensori. Gli detti una spallata mega perché ero in ritardo, la prima forse l'unica volta nella vita mia ero in ritardo, e detti questa spallata mega a Jude Law, che con una gentilezza e una nonchalance incredibile si voltò verso di me e disse: tranquillo, non ti preoccupare. E io: sì, Nulla. scusa. Dico: ma quello è Jude Law? E no, fu Davvero, incredibile. quindi praticamente ti sei trovato catapultato in questo mondo che hai sempre visto da Esatto, ragazzino al esatto. cinema, con tutti Sì, questi miti che poi sono sì, diventati colleghi praticamente dall'oggi al domani. sì. E se questa cosa ti ha dato un po' alla testa, appunto, diventare così popolare a 18-19 anni, varcare questi, insomma, questi red carpet importantissimi con attori internazionali, insomma, di rilievo. Allora, io credo che la seconda fortuna più grande che ho avuto nella vita, oltre ai miei genitori, è stata quella dei miei amici. Cioè, i miei amici sono quelli che mi prendono per i piedi se dovessi cominciare a... E ti prendono per i piedi e ti portano giù. E i miei amici in questo sono, penso, i campioni del mondo nel mantenerti con i piedi per terra. Non c'è mai stato un momento in cui mi si sia potuto mai permettere di pensare che ora sono. No. Con i miei amici questo pericolo non esiste, questo rischio non c'è. Per cui no, non è mai capito. Spero che di non aver mai mancato ris di rispetto a nessuno, credendomi chi in realtà non sono. Quindi devo tanto a loro, adesso devo tanto alla mia compagna, ma tanto anche a loro, insomma. Beh, certo. Vabbè, diciamo che magari loro non erano neanche degli amanti del cinema, del mondo dello spettacolo, quindi ti tenevano un po' sul, cioè, insomma, slow down perché non Sì vedevano e neanche. no, sì e no. Cioè, ricordo quando ci fu insomma, i 3 giorni che ero ospite a Venezia, che tutti davano per scontato che avrei portato anche loro. Dico: ragazzi, non funziona così, cioè ancora no. Esatto. Cioè, loro già si vedevano, no, nella rumba più totale, Con invece Angelina Jolie, eccetera. no. Bene, bene. E quindi praticamente questa grande esperienza, poi dopo so. Hai fatto Pronto? anche tante altre fiction, hai lavorato appunto. Tra l'altro, eccoci, ho letto anche a 17 anni, hai lavorato nella fiction. Sì. Ecco, sì. Quindi comunque avevi già fatto qualche altra fiction, qualche altro lavoro prima di Terraferma. Oppure ho letto male io. No, no, a 17 anni, ti ho perso, a 17 anni, dicevi? Allora, ho letto su internet a 17 anni Cenerentola, però magari No, 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 è un sbaglio. errore. No, 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 Cenerentola è uscito dopo Terraferma. Ah, comunque l'hai Avevo... Sì, fatto. l'ho fatto, ma avevo... Sì, 19, 20. 19-20 anni, ok, poi Sì. vabbè, tante altre fiction, recentemente hai fatto anche L'amore strappato con Sabrina Sì, Sibilli, sì, sì. un altro grandissimo successo, anche lì collaborazioni importanti con attori importanti. Sì, una cosa che nel periodo in cui giravo anche L'amore strappato, o di lì a poco, ora non ricordo di preciso il mese, mi è capitato di passare 2 giorni in compagnia di Terrence Malick, che stava girando un film qua a Roma, dall'ambientazione un po' particolare. Il film ancora non è uscito, quindi magari tutto quello che sto dicendo poi verrà tagliato nel film. Quindi io ti dico, io ci sono stato, poi magari l'ho Perché tagliato e lo so. voglio dire, gli attori poi alla fine sono gli ultimi a vedere il progetto. Cioè. Esatto. E quindi ecco, anche quella, insieme a tutte le altre, è stata una giornata, 2 giornate pazzesche. Lavorare con un mostro del cinema come quello fu una roba mega, anche perché poi non ti dice nulla.
o almeno a me non disse nulla. Mi ricordo che mi chiamò quando toccava a me, che dovevo girare questa scena nella più antica. Mi chiamò e mi disse, l'assistente mi chiamò, mi disse: Filippo, ti vuole parlare Teddy? Dico, Teddy, Fantastico. io vado così. E quindi mi chiama e mi dice: allora, sei pronto? Adesso giriamo la tua scena. Insomma, era una scena particolare insieme in compagnia di San Pietro. E dico: sì, nessun problema, ci sono. Ok, motore, azione, si parte. Dopo 10 secondi dallo stop, e seduto nella stessa posizione in cui era prima, mi chiama. Dimmi. E mi Dimmi. fa così. Per 40 secondi, proprio infiniti, io dentro la mia testa pensavo: ok, Terence Malick mi ha chiamato intanto per nome, così. E poi sta parlando con me della scena, come ha fatto con Brad Pitt, con Colin Farrell, cioè con Cate Blanchett, cioè lo sta facendo con me. Dico, finisce di parlare, mi fa: hai capito? Sì, dico, sì, certo, sì, non avevo capito niente, niente. Abbiamo fatto una roba come 27 ciak, per fortuna non tutti per colpa mia che non avevo capito, insomma, il lavoro con lui è molto particolare, o almeno in quel frangente è stato molto particolare perché poi subentrarono diverse condizioni atmosferiche e animali in giro, insomma, fu una roba strana, però un'esperienza lavorativa incredibile, Ma incredibile. di che film si tratta? Cioè, si può Si dire chiama qualcosa? The Last Planet. Ah, The Last Planet. Sì, è stato girato a Roma qualche anno fa, doveva uscire, credo, nei festival, ma penso che a causa Vabbè, del Covid ci pandemia, sono stati dei sì. ritardi post-produttivi. Non lo so, però insomma, a livello, io lo metto come a curriculum, diciamo, a livello di Vabbè, esperienza. certo. Poi E il tuo ruolo qual era? io ero un discepolo di Pietro, Ah. e la scena era ambientata fuori Roma, in un momento in cui Pietro decide di andarsene perché c'è la persecuzione dei cristiani, insomma, e lui decide di andarsene, e io insieme agli altri discepoli lo accompagniamo fino a che non, proprio nella più antica, non c'è uno scambio, diciamo, uno scontro tra Pietro e una seconda figura, e lui decide di tornare indietro verso Roma per, diciamo, prendersi le proprie responsabilità, diciamo così. E io devo cercare di fermarlo. Va bene, Grosso modo, questo è un l'azione della scena. bel film storico, Storico, religioso. sì e no, perché alcune scene sono state girate anche all'Eur, per cui ecco, c'è una commistione di tempo strana. Bello, bello, molto curioso. Quindi Penso di sì. speriamo che esca quanto prima, speriamo che non ti Sì. attaiate, insomma, Boh. così ne riparleremo. Esatto. Certo. Vabbè, comunque appunto come dicevi tu, messa a curriculum e va bene così. A Però volevo esperienza io chiederti, ce lo metto. beh, assolutamente. Poi ovviamente tu sei entrato nel cast fisso del Paradiso delle Signore, versione serale, quando uscì nel 2014-2015, se 2015, 2014, 2015. 2015, esatto. Se non sbaglio, le prime due stagioni, un ruolo molto importante, ma il frangente che va appunto da terraferma al Paradiso delle Signore, è stato quello il frangente più complicato per la tua carriera? È lì che magari hai pensato di fare altro, oppure cioè di Ah, scrivere? sì, diciamo il frangente è stato quello, per quanto nel frattempo abbia fatto altre cose, da Un passo dal cielo, appunto Cinderella, come si diceva prima, e altri progetti, più o meno indipendenti, però ecco, quello è stato un po' il momento in cui le cose non sono andate benissimo. Comprensivo, comprensibile. Comunque, basta, si deve rimboccare le maniche e cercare di andare avanti. Non nascondo crisi di pianto e isteriche al telefono sia con la gente che con la mia fidanzata, o con i miei, con mio fratello, insomma, queste. La fidanzata è rimasta quella da 10 anni Sì, praticamente. è Ah, da insomma, 7 anni, complimenti, quindi insomma, vabbè, non dico prossimi al matrimonio, però più o meno, dai, sei non giovanissimo. credo, non credo. No. E quindi ti hanno dovuto sopportare, la tua ragazza fa tutt'altro, immagino, Fa la dentista, per fortuna, sì.
Ok, quindi vabbè. E quindi la dentatura, Cioè, tra l'altro, una che lavora in casa, cioè, ce l'è. No. no, poi voglio dire, la dentatura è importante per un attore, quindi stare sempre lì a farti lo sbiancamento, a farti tutte queste cose, cioè, in Assolutamente. casa, voglio dire, comodo. E hai fatto bene. E quindi, diciamo, quegli anni hai fatto tanti provini e immagino sempre per un soffio abbiano preferito altro. Sì, per un soffio meno, nel senso l'aspetto un po' più frustrante di questa fase, che non dico che sia finita, per adesso è solo interrotta, perché non si può mai sapere se domani mi rifermerò per X tempo. Non credo. L'aspetto un pochino più, cioè con il quale devi fare i conti, almeno nel mio caso, è stato che io continuavo a fare provini. I provini ne faccio tantissimi. E quindi da una parte dici, ma perché non mi prendono? E dall'altra dici, se continuano a chiamarmi, evidentemente qualcosa Certo. comunico. E Perché quindi loro c'hai chiamano questa... anche per i provini. Cioè, tu vieni Come? chiamato, dico, tu vieni chiamato anche per i provini, non è che ti presenti lì a No, no, prescindere. no, 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 Devi essere cercato, I insomma. provini devi essere cercato, c'è tutta una fase di scouting da parte del casting insieme alle agenzie, poi gli agenti filtrano le proposte in base a quelle che sono le caratteristiche del personaggio e le mandano al casting. Lì c'è un nuovo filtraggio, da quel punto selezione di provini. Quindi io vengo continuamente chiamato a fare i provini, però capita che ne fai uno o due per lo stesso ruolo e non passi, uno o due per un altro ruolo e non passi. Quindi, come dire, ci sono questo, stai in mezzo a due fuochi. Il primo è quello che dici, ma perché non passo? Il secondo, e mi continuano a chiamare, quindi evidentemente qualcosa valgo. E quindi tu stai in mezzo a questo limbo che dipende da come gira il sole. Se oggi fosse una di quelle giornate per cui non mi avevano richiamato e piove, è un disastro. Cioè, Beh, certo, sì, sei anche meteoropatico, quindi. capito? Cioè, delirio. Vabbè, però insomma, poi è arrivato il provino del Paradiso delle Signore che ti è andato molto bene. Tu avevi Sì. fatto il provino per il personaggio di Roberto Landi oppure ti eri presentato per qualche altro personaggio? No, io ero stato chiamato per il ruolo che poi ha preso Cristiano Caccamo, che era il quinto, uno dei magazzinieri. Quindi il primo provino lo feci per quel ruolo lì e mi richiamarono per un secondo provino in presenza della regista, che era Monica Vullo, per sostenere invece la parte di Roberto Landi. Già leggendolo, me lo sentivo già più mio, cioè, come sai quando hai la sensazione di vedere una cosa appesa in un'arella? Dicevo, sì, ma questa cosa mi sa che mi stane. E più te la metti, più infili una manica, poi infili l'altra, cominci ad abbottonare e ti rendi conto che all'interno di quel ruolo o di quella giacca, nel caso della cosa appesa all'arella, ci stai. Poi chiaramente il percorso di creazione di un personaggio è più complicato, è più complesso. E devo dire che Monica e il cast intero mi ha permesso di indossare quei panni in modo molto più confidente, per quanto Roberto, almeno nelle prime due stagioni, non fosse una persona così aperta e esplicita. Che però, voglio dire, quando tu lavori in confidenza con una persona, sei in confidenza con una persona, ti permetti anche di mostrare i tuoi lati più deboli. Certo. E lo stesso poi capita a Roberto Landi. Quindi credo che la sintesi poi del nostro lavoro, per quanto mi riguarda almeno, sia anche il saper sfruttare quello che ti circonda e le tue sensazioni. E su Roberto devo dire che sono stato abbastanza fortunato. Tra l'altro un ruolo molto importante, un Sì. ruolo che si è evoluto appunto nelle prime due stagioni del Paradiso delle Signore, Roberto Landi appunto nel corso delle due stagioni scopre il suo orientamento sessuale, si scopre omosessuale, negli anni 60 era ancora un tabù, però è cioè un ruolo che ti dà una responsabilità, secondo me, molto importante anche oggi, perché anche oggi si sono fatti tantissimi passi in avanti, però poi arriva il DDL Zan e non passa. Quindi, insomma, tu come senti la responsabilità di questo personaggio? Non so se sei stato contattato da qualcuno che ti ha ringraziato per come stai interpretando questo personaggio. Sì, mi
Mi sento responsabile, sento la responsabilità. Ed è sempre un po' complicato, nel senso perché non sai quanto tu ti possa spingere in una determinata direzione, e allo stesso tempo però senti il peso di doverlo fare, di dover comunicare qualcosa. E chiaramente il periodo in cui è ambientato Il Paradiso del Signore, come giustamente dicevate prima, è un periodo in cui l'omosessualità era ancora un tabù, si rischiava il carcere per pederastia. Allo stesso tempo, però, la stessa legge che ti mandava in carcere per pederastia ti tutelava nel caso tu picchiassi una donna, perché c'era il debito d'onore, il delitto d'onore. Vivere in questo periodo storico, che non è tanto differente a quello che stiamo vivendo adesso, mi sembra di capire, perché l'evoluzione c'è stata, ma alla fine sembra che nessuno la voglia accettare. Io spero di poter comunicare tramite il mio personaggio, tramite soprattutto a chi mi sta accanto all'interno del paradiso, da Vittorio ad Anna Imbriani, che sono attualmente gli unici due che sono consapevoli di quello che è la natura di Roberto. Spero di comunicare che se hai attorno a te le persone giuste, tu ti possa sentire protetto e di non spaventarsi, di continuare, di andare avanti, di lottare, perché prima o poi le cose si ottengono. Bello. Sì, cioè nel senso è un tema molto delicato che in realtà non dovrebbe essere così delicato, cioè dovrebbe essere ormai super sdoganato, voglio dire, grazie a Dio le nuove generazioni ci stanno insegnando tantissimo da questo punto di vista. Noi siamo forse ancora in quella generazione intermedia, tu sei un po' più giovane di me, però insomma a noi cioè, si stava iniziando in Italia, sto parlando perché poi in America erano già avanti, però appunto c'è questo contrasto anche culturale. In alcune culture è accettato, in alcune culture, grazie a Dio, c'è anche il matrimonio, in altre è ancora un reato, è ancora perseguibile penalmente. Quindi sì. E a questo punto volevo chiederti: quindi hai fatto queste 2 stagioni, poi ho letto, anche qui correggimi se sbaglio, che loro ti avrebbero voluto subito per il daily, ma tu per altri impegni lavorativi hai dovuto rinunciare. Parlami un po' anche di questo passaggio. Allora, che succede? Finiscono le prime 2 stagioni serali e si era concluso anche il mio contratto con la produzione. E nel frattempo avevo sostenuto altri provini, uno dei quali sostenuto nell'arco di un anno e mezzo. La prima fase, fai conto, a gennaio, e la fase successiva l'anno dopo a giugno. Per cui si stava muovendo altro. Arrivati a un punto in cui si dovevano rinnovare i ruoli all'interno del Paradiso, e io stavo per prendere quest'altro ruolo che poi non ho preso, Ah, ecco. perché sembra che chi doveva produrre questa cosa era un progetto americano, sudamericano, era diventato non so cosa nel governo messicano. Io mi sono trovato a non poter accettare il paradiso, purtroppo, e rimanere poi con il cerino, perché non sono andati neanche quegli altri due, quindi. Ah, quindi non hai potuto accettarlo perché eri vincolato contrattualmente a quest'altro progetto che poi non è andato in porto. Sì, più o meno, sì. Ed era un progetto sudamericano, quindi avresti parlato. Era un progetto della Fox. Wow! Sì, il provino si doveva sostenere in 4 lingue. E quindi sì, era un progetto molto grosso, molto importante, che prevedeva tanti giorni di riprese anche all'estero, e non riuscivo a far combaciare le due cose. Alla fine il percorso all'interno del Paradiso di Roberto si poteva anche, no, no, non era concluso, però diciamo che lui se n'era andato. Rientrare il giorno dopo sarebbe stato strano. Quindi parlando anche con la produzione e con il produttore del Paradiso ci trovammo d'accordo nel dire forse è prematuro farli rientrare il giorno dopo in cui è uscito, grosso modo. E quindi abbiamo aspettato.
il Bene, ma momento. questa cosa che non è andato in porto quel progetto e che hai dovuto rinunciare al paradiso delle signore ti ha condizionato psicologicamente in qualche modo oppure l'hai vissuta bene? Beh, allora, un pochino sì, nel senso che chiaramente su due progetti su cui puntavo molto non sono andati entrambi, beh, un po' per forza di cose. Nel frattempo il Paradiso andava in onda, il Daily, e stava andando benissimo. E non che avessi dubbi, perché il cast era pazzesco fin dall'inizio, cioè, avevano trovato una squadra straordinaria. Beh, e quindi chiaramente da essere umano. Rosichi, un Un pochino. pochino sì, ma per quanto fosse una scelta ponderata, cioè quella di non far rientrare Roberto il giorno dopo, era l'unica scelta logica a livello di Sì, struttura della anche in trama. sceneggiatura, sì, anche. Era evidente, no? Sarebbe, anche perché poi io la sceneggiatura del rientro di Roberto non è che non l'ho letta, non era stata scritta. Cioè, per cui probabilmente l'ingresso del mio personaggio non sarebbe stato il giorno Immediato. dopo, immediato. E quindi, nel senso, avrebbe, non che avuto poco senso, ma rientrare il giorno dopo, anche la stessa produzione, diceva, E no. invece poi quando ti hanno ricontattato per il rientro, quando è stato? L'anno scorso? In fase pandemica? Febbraio, sì, mi sembra febbraio-marzo 2021. Ah, febbraio-marzo Febbraio, sì, 2020. febbraio. Quindi poi hai iniziato poco dopo perché so che hai iniziato le riprese a Siamo maggio del a 2020, maggio. esatto, eri Sì. già lì, quindi questa volta non te lo sei lasciato scappare, diciamo, il No, callback, ti sei fiondato, no. giustamente, hai fatto benissimo, anche perché è un bellissimo rientro. Poi quest'anno sono rientrate tantissime persone che erano già presenti nel Paradiso delle Signore, quindi ci sono tanti altri ingressi importanti. E tra questi appunto ci sei anche tu. Il tuo personaggio avrà, immagino, un'evoluzione all'interno della storia. Tu non ci puoi dire esatto niente, però insomma stai continuando a girare il Paradiso delle Signore, come procede? Procede benissimo, procede a gonfie vele e la produzione si dovrebbe interrompere credo a fine gennaio, quindi ancora mancano circa un paio di mesi per concludere questa stagione. Sei work in progress, quindi fammi capire una cosa, a fine gennaio si conclude la stagione, cioè a livello di Le riprese, riprese. poi andrà in onda fino a maggio, giusto? Andrà in onda fino a maggio, sì. Fino a maggio. E poi voi sarete richiamati, insomma, penso nel periodo estivo, pre-estivo, per fare la stagione Ora successiva. di preciso non lo so, di preciso non lo Non lo so, puoi però neanche dire, probabilmente. Ecco. ma no, non lo so. Okay. Però secondo me il tuo personaggio continuerà nel Paradiso delle Signore proprio perché è una ventata d'aria fresca, poi dà spunto veramente per poter trattare argomenti molto importanti, come è già capitato nel serale, e quindi secondo me dobbiamo continuare a seguire l'evoluzione del tuo personaggio all'interno del Daily. Poi una cosa bellissima del Paradiso delle Signore è che anche questa versione Daily è che è tutto fuorché una soap opera, cioè anche se viene erroneamente definita tale, in realtà ha una produzione alle spalle molto importante, costi molto elevati, attori bravissimi che recitano all'interno della serie e che poi sono tutti praticamente le nuove leve del cinema italiano. Infatti io ne ho già intervistati tanti e continuerò ad intervistarne ancora tanti altri perché veramente dal Paradiso delle Signore poi escono attori formati perfettamente per tutti i progetti successivi. Che sogni hai tu? Che cosa vorresti fare, non lo so, dopo il Paradiso delle Signore o contestualmente al Paradiso delle Signore? Allora, è un periodo che scrivo molto e quindi diciamo che ho in cantiere un paio di cose che mi piacerebbe un giorno vederle realizzate. Progetti molto ambiziosi e particolari, per cui capisco anche che come macchina produttiva sia molto importante, però chi lo sa? Ma sceneggiature, quindi. Sì. Sceneggiature per film. Sono due, in realtà sono due miniserie TV.
Ah, wow. Ma è la prima volta che ti stai approcciando alla scrittura oppure è una cosa che fai già da tempo? No, è la prima, diciamo che è la prima volta. Sì. Cioè, ho sempre scritto, ma cioè, non cose così importanti, cioè, non cose così definite, insomma, non che avessero un capo o una coda. E come ti è partita l'ispirazione per la scrittura così dall'oggi al domani, mentre appunto stavi recitando, comunque facendo No, altro? mi è capitato leggendo un articolo di una rivista online che riportava alcune notizie avvenute in Italia mi sono detto, ma questa è una storia straordinaria, cioè andrebbe raccontata. Gli americani ci hanno fatto 60 anni di cinema con le storie che gli sono accadute nel proprio paese, nel proprio territorio. E a volte no, si va al cinema e non si vede quello che è stata poi la nostra storia, anche negli aspetti più grotteschi e più folcloristici. E ha detto, questa secondo me è una cosa che andrebbe raccontata. Vera, non vera, chi se ne frega? Cioè, vai al cinema e ti intrattieni, guardi la televisione e ti intrattieni, non per forza devi avere quella morale, beh, non è per forza in quel modo, cioè tu guardi una Certo. cosa, ti piace o non ti piace? Cioè, ti Sì. comunica qualcosa? Sì. Ti comunica qualcosa? No. Vabbè. Ti sei divertito 2 ore? Sì, punto. Quindi è tratto da una storia vera questo È progetto. ispirato a degli eventi che forse sono Che accaduti. forse sono accaduti. Forte. Quindi miniserie, quindi insomma, complimenti. Dai, allora magari ne riparleremo se va in porto una delle Ma due o tutte magari, e due. Ti rinvito a granelli la serie e parleremo anche di questo. magari. In conclusione, come generalmente chiedo a tutti i miei ospiti, ti chiedo di lanciare un messaggio nella bottiglia a tutti quelli che stanno guardando questa puntata in diretta, oppure a quelli che la vedranno in differita, perché questa puntata tu devi sapere che resterà per sempre sul canale YouTube, quindi potrà essere vista da chiunque, anche dalle generazioni successive, per cui un messaggio nella bottiglia da consegnare a questi telespettatori che stanno, telespettatori, insomma, persone che guardano YouTube. Vai, Ok. ti lascio campo. Allora ragazzi, granelli la serie, perché verba volant, granelli manet. Quindi guardatela e divertitevi, seguite il canale e seguiteci anche su Instagram e sugli altri tutti i social. Quindi dai ragazzi. Grande, grande. Tra l'altro bravo perché so che tu stai avendo un grandissimo riscontro anche su Instagram ed è secondo me una Oddio, cosa. ci sto provando, ci sto No, no, provando. lo stai È una venendo cosa bene. che tutte le volte dico pubblico, non pubblico, dico questa cosa, oddio, non la dico. Perché Sempre Instagram poi l'arma a doppio taglio, lo so, poi più si diventa capito. popolari, più subito si è soggetti. Ad esempio, oggi proprio leggevo di una polemica allucinante che ha coinvolto Stefano Fresi, che tra l'altro ho intervistato, è stata una delle prime persone che ho intervistato per Granelli la serie e continuerà a ringraziarlo in eterno perché appunto ha creduto nel progetto. Non so se tu l'hai letta questa polemica sul No. praticamente lui ha fatto una pubblicità sul parmigiano reggiano. Non so se ti è Sì. capitato di vederla, Sì. in cui in una di queste pubblicità si parla di un lavoratore che è felice di lavorare a questo progetto del Parmigiano Reggiano 365 giorni l'anno senza interrompersi mai. E quindi ci sono state polemiche dall'ambiente da quando aveva 18 anni, viene proprio detto nell'ambito della sceneggiatura. Tra l'altro, pubblicità diretta da Genovese, quindi insomma, non è il primo che passa, Genovesi, scusate. E niente, quindi praticamente la polemica che ora anche Stefano Fresi ha cercato di contenere dicendo che appunto si tratta di finzione, lo spot pubblicitario, ma non è realtà, e quindi si voleva trasmettere semplicemente il messaggio che uno ama il proprio lavoro e per questo motivo lo fa da quando ha 18 anni, 365 giorni l'anno, ma non per sfruttamento. E insomma, alcuni la vedono in questo modo, altri invece hanno iniziato a criticare Stefano, hanno iniziato a criticare la pubblicità e quant'altro. Quindi, insomma. Bisognerebbe imparare a scindere la finzione dalla realtà quando serve e non quando ci fa comodo.
Certo. Ma tu, ad esempio, hai avuto già esperienze di critiche legate, che ne so, a qualcosa che hai pubblicato su Instagram oppure a qualche tuo personaggio, oppure, non lo so, ti sono arrivati dei messaggi così dall'oggi al domani insensati, oppure per il momento non ti è ancora successo? No, per il momento fortunatamente no. Solo complimenti. No, non solo, ma insomma, però critiche o... per adesso no, No, sempre dai, no, facendo per gran adesso. rumore, però poi guarda, alla fine chi se ne frega, l'importante, cioè la Cioè, gente a può volte... Capita che dicano, magari leggo qualche commento in cui dicono: ah, Roberto Landi è antipatico. Io spero che uno pensi che sia Roberto Landi che sia antipatico e non Filippo Scarafia. E ogni tanto mi sorge il dubbio, dico: ora glielo chiedo. No, dico: ma che stai facendo? Non lo puoi fare, stai fermo. Cioè, e ti blocchi, infatti sì. sì, esatto, sì. No, ok. Perfetto. Allora, ricordo a tutti che potete scrivere commenti, tutto quello che volete appunto su Filippo Scarafia, anche su Roberto Landi, Offese, cioè proprio. Esatto. offese, tanto poi lui risponderà a tutto, io gliele giuro. Esatto. In bocca al lupo per il tuo Crepi, percorso crepi. nel Paradiso delle Signore e per tutti i progetti che ti capiteranno a tiro e magari ci rivedremo sintonizzati qui su Canale Volentieri. 36. Grazie di cuore Filippo, buona serata a Grazie a tutti voi. quelli che ci hanno seguito in diretta e a quelli che verranno in differita questa puntata. Ciao. Grazie, ciao.